Nasce ad Alghero, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente Donatella Spano, la rete tra le aree naturali protette della Sardegna che sotto una cabina di regia della regione mira a rafforzare la collaborazione con i due parchi nazionali, i quattro regionali e le sei aree marine protette della Sardegna. Un momento definito storico da Donatella Spano, la quale ha espresso grande soddisfazione per l'accordo e per la totale adesione da parte di tutti gli attori. Siamo molto soddisfatti per la presenza e per la condivisione di intenti in un dibattito senz'altro costruttivo che ha messo in evidenza anche criticità che ci sono a livello gestionale, ma che senz'altro hanno dato merito alla Regione Sardegna per le risorse che ha investito in questa legislatura e per la lungimiranza avuta nella capire che tutela e valorizzazione delle aree protette può rappresentare la vera importanza per un'economia e per una crescita anche di lavoro. La prima conferenza regionale delle aree protette, organizzata nell'ambito del progetto GIREPAM, gestione integrata alle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine, ha puntato a valorizzare il sistema delle aree protette della Sardegna e aprire al dialogo le nuove idee di sviluppo futuro. I lavori, condotti dai giornalisti Donatella Bianchi e Marco Gisotti, sono stati aperti dal sindaco di Alghero, Mario Bruno, dal presidente del consiglio regionale Gianfranco Ganao e dal presidente del parco naturale regionale di Porto Conte, Gavino Scala. Per il Ministero dell'Ambiente era presente Maria Carmela Giarratano, della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare.